Non ho mai fatto la conta, però diciamo che potrebbero essere una decina, forse anche meno. Cioè, bisogna vedere cosa si intende per amicizia. Sì. Ci sono quelli con i quali si ha un feeling particolare perché si ragiona in maniera uguale, insomma, si pensano le stesse cose, si scherza. Soprattutto credo che l'amicizia sia. Comincia a manifestarsi quando uno può prendere in giro l'altro, può non credere a quello che dice, cioè in un certo senso è anche uno che fa le critiche, anzi soprattutto uno che fa le critiche. Sì. Prima di tutto la semplicità, il senso dell'umorismo, altrimenti non potrei starci insieme. Ma la cosa che più mi piace è l'onestà, cioè hanno una sola faccia. Quando si parla con loro si sa che non c'è un'altra faccia dietro, non c'è un altro pensiero, è quello, punto e basta. E questa è la cosa che secondo me si percepisce, non è che si può dimostrare, però si sa che è così. Con alcuni c'è la certezza che questa sia la situazione, con altri no. Ma io ho fatto una volta un ragionamento e ho scoperto che sia il lavoro che il tempo libero c'entrano molto con gli amici, perché che noi lo vogliamo o no, dobbiamo avere delle scuse e delle occasioni per stare insieme, per diventare amici bisogna avere qualcosa in cui ci si trova. Sul lavoro si è molto franchi, ci si dice tutto e quindi è il momento in cui uno si confessa, non nasconde le cose. E io credo che il lavoro sia un grande aiuto per far nascere l'amicizia. Informazioni, sentimenti, punti di vista, beh, diciamo, ci si scambia la vita, si vive la vita insieme e quindi le informazioni e le cose che toccano uno toccano anche l'altro o l'altra, quindi penso che ci si scambi tutto, no? Quando c'è amicizia non c'è limite. Non mi interessa neanche saperlo, quando c'è l'amicizia funziona bene così, basta, no? Non vado a fondo. No, non ho mai riflettuto su questo, cioè l'amicizia è una cosa istintiva, il senso è appunto di percorrere la vita insieme, no? Di avere le stesse, di percorrere la stessa strada, quindi di avere qualcuno che partecipa di quello che si sta facendo, nel bene e nel male, nel dolore, nella gioia, quindi è una partecipazione totale. Però non so il senso, lo sa lei. Bisogna avere qualcosa di particolare per rispondere a questa domanda, cioè se una persona si è trovata in una situazione, cosa che non mi è capitato, aveva bisogno di un grande aiuto, uno l'ha aiutato, però non mi è mai successo di avere situazioni del genere. Non lo so, dovrei chiedere al mio miglior nemico. Di solito credo che l'inimicizia nasca o da qualche sgarbo terribile, non credo di averne fatto nessuno, o dall'invidia sul lavoro, o da gelosia in campo di donne, che ne so, ma ci vuole un motivo forte perché uno diventi nemico di un altro. L'inimicizia è una cosa grossa.